Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto in questo nuovo video dedicato ad Attack on Titan. Ragazzi, l'episodio 79 è stata una bomba assurda, un episodio che sicuramente ha cambiato la nostra percezione sull'intera opera di Attack on Titan. Un episodio dunque tanto importante quanto complicato. Quest'oggi andremo dunque a spiegare, senza spoiler ovviamente del manga, cosa è accaduto all'interno di questo episodio e cosa ha permesso effettivamente ad Eren di manipolare il padre all'interno dei suoi stessi ricordi, un trip assurdo. Il tutto ovviamente facendo una panoramica degli eventi, perché questi eventi sono tutti importantissimi, quindi vanno trattati. Prima di iniziare, per ultima cosa, vi invito come sempre a iscrivervi qualora foste nuovi per non perdervi tutti i prossimi video, non solo su Attack on Titan ma anche su tantissime altre opere, di lasciare un like, ma soprattutto ragazzi commentate con le vostre opinioni al riguardo. Cosa ne avete pensato di questo episodio? E detto ciò, iniziamo subito. Dopo il tocco all'interno dei sentieri tra Eren e Zeke, ecco che quest'ultimo, grazie all'immenso potere della fondatrice Ymir, entra nei ricordi del padre per mostrare al fratello minore che in realtà esso non è altro che un burattino a cui Grisha ha fatto il lavaggio del cervello. Il padre avrebbe infatti impiantato all'interno del figlio ideali nazionalisti durante la sua crescita, trasformando così Eren in un mero burattino degli eventi. I due iniziano dunque un viaggio all'interno della memoria, il cui inizio è segnato proprio dai primi anni di vita del piccolo Eren Jaeger. Vediamo dunque i primi mesi di vita del nostro protagonista, per poi spostarci in un continuo cambio di memorie, dettato quasi da un flusso di coscienza dove i pensieri e i ricordi si susseguono senza dover necessariamente seguire un ordine logico. Ecco dunque Eren che rincorre una farfalla, simbolo della vita come viaggio e del sentiero come trasformazione, che però potrebbe impedire di esprimere il vero se stesso. Successivamente vediamo anche le azioni rocambolesche di Grisha, che sfrutta il suo ruolo da medico per cercare e trovare informazioni sulla famiglia reale. Menzione d'onore, Kenny Ackerman. Le serie si alternano a mattine nel fluire degli eventi, ed ecco che davanti agli occhi di Zeke i ricordi di Grisha iniziano a diventare una vera e propria arma a doppio taglio, e la verità inizia a venire a galla. Grisha Jaeger aveva infatti trovato anni e anni prima della distruzione delle mura di Shiganshina il covo del re, decidendo però che non fosse ancora arrivato il momento di entrare e di fare ciò che avrebbe dovuto, ed ecco infatti che la porta della chiesa si tramuta nell'ingresso della casa Jaeger, dove il dottore in lacrime abbraccia il piccolo Eren, che pone lo sguardo fisso nella posizione dove si trovano Eren adulto e Zeke. Il tutto si sposta poi nella cantina, dove Zeke arriva ad una prima conclusione: Grisha amava veramente Eren, come mai aveva fatto per il primo figlio. Ma qui inizia ad accadere la prima cosa strana. Grisha si sveglia pensando di vedere Zeke lì, in piedi, adulto e barbuto, e gli chiede scusa. Parte la sigla. Eren ha quindi adesso quasi 9 anni e Zeke ammette che in realtà non ha mai ricevuto alcun lavaggio del cervello. Il viaggio dunque prosegue, ma ecco che, prima di giungere al culmine della puntata, vediamo due o tre ricordi molto molto importanti, e il primo riguarda Mikasa. E siamo in particolare nel ricordo in cui Eren dona per l'appunto la sciarpa alla bambina. Qui vediamo dunque Eren adulto fissarsi su quel momento, continuare a guardarlo, dopo aver ovviamente detto al fratello che lui in realtà non ha mai ricevuto effettivamente nessun lavaggio del cervello. Eren è sempre stato così, ha sempre avuto quell'indole combattiva ed è sempre stato portato ad andare avanti. E infine anche criticato e giustiziato quasi comunque sia il fratello come uomo semplicemente che tende a rifiutare l'ideale del padre solo perché non si sentiva amato da quest'ultimo. Un altro momento cardine è poi la ricostruzione della scena della prima stagione, dove Mikasa per l'appunto rivela il desiderio di Eren di voler entrare nella legione esplorativa per conoscere la verità sul mondo esterno, momento precedente all'attacco di Shiganshina. Qui la ricostruzione avviene nei minimi dettagli e dobbiamo notare come Grisha, parlando dello scantinato, tiene lo sguardo fisso verso Eren adulto, come poco prima accaduto nella cantina. Infine ecco la sequenza degli eventi che probabilmente ha cambiato la nostra visione, la percezione di Attack on Titan. Grisha si dirige infatti verso il covo del re delle mura,
per chiedere alla fine di impedire i possibili attacchi che da Marle potrebbero sconvolgere l'interno delle mura, e in particolar modo chiede di impedire l'attacco prossimo del colossale e del corazzato, che probabilmente possiamo ipotizzare possa aver visto nei ricordi di Eren. Rivela così dunque di provenire dal continente e chiede a Frida Reis di aiutarlo affinché sua moglie e suoi figli possano vivere. Frida vorrebbe aiutarlo, ma ecco che in lei si risveglia il volere di Re Karl Fritz, il giuramento di tregua che impedisce dunque ogni intervento. Grisha dunque vuole provare in primo acchito a rubare il potere del fondatore, ma ecco che il coltello che voleva utilizzare per l'appunto per la trasformazione gli scivola dalle mani. Come potrebbe lui, un dottore, uccidere non tanto delle persone ma dei bambini? Cioè, una cosa illogica. Ed ecco però che la situazione capitola. Eren riesce a rivolgersi direttamente al padre chiedendogli cosa stesse facendo. Era andato lì per vendicarsi della morte della sorella e dei suoi compagni, della sua amata Dina Fritz. Era lì per continuare la storia, la stessa storia alla quale lui stesso aveva dato inizio. Eren dunque convince il padre mostrandogli anche qualche ricordo del futuro. Eren manipola il padre, lo convince dunque a rubare il fondatore, e il tutto termina dunque con Grisha che esce dal covo in fiamme ed è preso da una più totale disperazione. Disperazione resa benissimo sia dal punto di vista musicale, con un sottofondo sonoro pazzesco, incalzante, che mette veramente i brividi e che ti fa sentire gli stessi sentimenti che provano i nostri protagonisti, ma è resa anche benissimo dal punto di vista registico, con questi primi piani dinamici in movimento, con questi stacchi tra una scena e l'altra, tra un movimento e l'altro. Wow! Ma cosa è successo esattamente? Partendo dal presupposto che probabilmente solo Isayama sa la verità, ecco a voi il mio punto di vista. Il gigante d'attacco ha la possibilità di vedere i ricordi dei futuri possessori, e nel momento in cui Eren e Zeke sono entrati nelle memorie di Grisha, ecco allora che i ricordi hanno iniziato ad intrecciarsi. Il piccolo Eren vede dunque lui stesso da adulto in piedi sull'uscio di casa, Grisha invece intravede Zeke ed Eren nella cantina, e poi abbiamo l'incrocio di tre ricordi che ha permesso di fatto a Eren di manipolare il padre. Il bacio alla mano di Storia ha infatti mostrato a Eren ciò che doveva avvenire. I ricordi di Grisha mostravano però altro, ed ecco dunque allora che ciò che stava vedendo Eren poteva essere visto anche da Grisha con il potere del gigante d'attacco. Il tutto quindi si è intrecciato ed Eren è materialmente riuscito a manipolare il padre per fargli compiere ciò che per lui di fatto andava fatto. Di fatto dunque qui abbiamo un intreccio di ricordi. Grisha, grazie al potere del gigante d'attacco, riesce a vedere i ricordi di Eren e vede che Eren era lì nella grotta, che stava guardando lui stesso mentre era per l'appunto in una fase di indecisione sul fattore del se rubare o meno il gigante fondatore. Ciò quindi ha permesso a questi due ricordi, insomma, di unirsi per superare i limiti spazio-temporali logici, qualsiasi logica è stata superata qua, ragazzi, quindi prendiamo le cose come stanno, cioè non facciamoci troppi paradossi, che qua alla fine accettiamo le cose come stanno. Quindi insomma tutto ciò ha permesso una vera e propria, un po' più intreccio alla fine, un vero e proprio intreccio dei ricordi. Intreccio che ha dunque portato alla vera e propria materialità del tutto, con Eren che ha potuto per l'appunto toccare il padre e dirgli quelle parole, mostrandogli tra l'altro anche altri ricordi, ma qui giungiamo al termine dell'episodio. Questo intreccio ha infatti determinato poi la disperazione di Grisha, che riesce anche a vedere Zeke in ultima istanza, chiedendogli scusa e ammettendo il suo vero amore nei suoi confronti, ma soprattutto implorandolo di fermare Eren. Grisha ha infatti visto tramite i ricordi un futuro terribile al cui capo vi è proprio Eren, che ora sembra essere diventato il diavolo in persona. Ragazzi, questa era la spiegazione, per quanto è possibile spiegare una cosa illogica e paradossale come questa, che presuppone quasi viaggi nel tempo, o comunque sia un tempo che non scorre in modo lineare, un tempo che può essere manipolato, quindi un tempo difficilissimo alla fine da spiegare, nel quale ovviamente si ricade nel paradosso, ma alla fine... insomma, bisogna prendere le cose come stanno. Ci potrebbero essere altri elementi che spiegherebbero per bene questa situazione, ma non si possono dire. Quindi la spiegazione attuale alla fine è questa: tutto ciò è stato possibile grazie ad un vero e proprio intreccio di ricordi, ed è veramente complicatissimo da dire, è un trip assurdo.
Grisha ha visto i ricordi di Eren, che vedeva i suoi ricordi, e quindi tutto ciò ha permesso un intreccio incredibile. Capite che è una ruota che va, quindi insomma, spero che anche voi siate riusciti a cogliere comunque sia questo paradosso che è presente in Attack on Titan, che personalmente adoro, che però non è un paradosso perché alla fine tutto si risolve linearmente. Comunque sia, ragazzi, questo video direi che si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. In generale, per quanto mi riguarda, questo episodio è stato bellissimo e sul finale ho pianto un casino. Vedere comunque sia Zeke superare i suoi traumi, perché Zeke comunque sia segnato, no, da questo trauma familiare, il padre che secondo lui non l'ha mai amato, che l'ha trattato solo come un mero strumento, superare questo ostacolo, vedere la verità, come stavano veramente le cose, gli ha permesso anche qui di superare magari quelli che erano i suoi blocchi, i suoi traumi, ciò che gli impediva praticamente di andare avanti e di capire appieno il padre e i suoi sentimenti, tant'è che alla fine vediamo anche Zeke scoppiare in lacrime, più o meno come è scoppiato Grisha e come sono scoppiato io. Quindi è stato un episodio veramente, dal punto di vista registico, incredibile, perché anche lì si segue un flusso di coscienza, non importa che ci siano tanti spezzoni che possono sembrare scollegati, perché alla fine, cioè, anche noi quando pensiamo, andiamo così, andiamo a raffica, un pensiero surclassa l'altro, senza logica, quindi, insomma, va benissimo così. Sinceramente ho amato anche alla follia poi tutta la scena, per l'appunto, della disperazione di Grisha. Nel prossimo episodio ne vedremo delle belle, probabilmente vedremo una delle mie parti preferite, quindi non vedo l'ora. Detto ciò, raga, noi questa sera siamo in live qui dalle 18 alle 19 su YouTube con un unboxino e Scleri e Deliri, più proviamo a spiegare ancora un po' questa sito perché potrebbe lasciare ancora qualche dubbio. Detto ciò, buona giornata e alla prossima!